è stato un ottimo candidato sindaco, con lui abbiamo sfiorato la vittoria in una condizione oggettivamente svantaggiata perché il competitor era partito già da molto tempo e le idee, le proposte che ha avanzato nel corso di quest'estate mi sembrano assolutamente interessanti per dar vita ad un centrodestra, comunque ad uno schieramento innovatore, riformista, che metta insieme le esigenze vere del nostro paese. Non quindi teme, interesse per quello che diranno. Non teme la rottamazione? No, non temo la rottamazione, guardi. La rottamazione la fanno gli elettori. Sono gli elettori che possono decidere di rottamare me o chiunque altro. Ma poi mi sembra che Parisi abbia detto con chiarezza che il problema non è rottamare Tizio o Caio, il problema è avanzare delle proposte credibili, vere, nelle quali i cittadini possano riconoscersi. Questo è il suo obiettivo, questo è anche il mio e il nostro obiettivo. Se Parisi lo chiede, siamo senz'altro disponibili a dargli una mano, però è giusto che sia lui in prima fila, è lui il protagonista e le persone che sta mettendo insieme di varia provenienza, della cosiddetta società civile, cioè gente che magari non ha mai fatto politica o l'ha fatta a livello basso, nel senso che aveva un mestiere, un lavoro, una professione, che oggi vuole di nuovo manifestare il proprio impegno per aiutare il nostro paese che ha bisogno di essere aiutato. Come giudica le diffidenze di alcuni politici verso questa iniziativa manifestata in questo periodo? No, non le giudico, ognuno ha il suo atteggiamento. A me sembra che, ripeto, così come è stato possibile costruire una convergenza sul comune di Milano attorno alla figura di Parisi, potrebbe, a mio giudizio, potrà essere possibile costruire una convergenza ampia attorno alle proposte che Parisi avanza a livello nazionale. Qui non si sta parlando di candidature a nulla, qui si sta parlando di mettere insieme le forze. Quella di Parisi è una forza che merita tutta l'attenzione e rispetto da parte di tutti, quindi mi auguro che nessuno abbia dei preconcetti. Qualche volta in queste settimane qualche preconcetto si è manifestato. Senta, ma quali sono le convergenze programmatiche che dovrebbero costituirsi all'interno del nuovo centrodestra? Beh, sentiamole, sentiamole, voglio dire. La parola oggi è a Parisi e alle persone che è riuscito a mettere insieme. Poi quando lui avrà parlato, ciascuno di noi credo potrà dare il suo commento, il suo apprezzamento o arricchire la piattaforma che Parisi presenterà. Ma c'è una priorità secondo lei? Le priorità sono quelle del paese, quindi la situazione economica innanzitutto, perché le cifre dimostrano che l'Italia purtroppo continua a battere la fiacca dal punto di vista della crescita dei dati del PIL, non dal punto di vista dell'impegno delle persone, degli imprenditori, dei lavoratori, quindi bisogna sbloccare dei meccanismi arrugginiti che impediscono all'Italia di crescere dal punto di vista economico. E poi certo dobbiamo avanzare una proposta credibile di riforma dell'Europa, perché l'Europa è un'idea da non perdere, ma così com'è tutti sanno che non funziona. E il rapporto con Matteo Salvini invece? Ma come siamo stati insieme nelle elezioni di Milano, mi auguro si potrà essere insieme anche in passaggi futuri. L'alleanza con Renzi in futuro, Fano qualche tempo fa parlava di un possibile tagliando anche al governo, sì, in autunno. Io ho sempre chiesto che tagliando venisse fatto prima, nel senso che una volta completato il cammino della proposta delle riforme, la parola passa agli italiani, nel referendum dovranno parlare gli italiani, non dovrà parlare l'ambasciatore degli Stati Uniti, non dovranno parlare i capi di governo, ma non dovrebbero parlare neanche i capi dei partiti, sono gli italiani che dovranno parlare. Comunque, la mia proposta è chiara, noi siamo stati alleati di Renzi in questa fase transitoria che sta terminando della storia d'Italia, per fare le riforme, non si parla, dal mio punto di vista, non si parla minimamente di rinnovare un'alleanza con Renzi, questo non sta né in cielo né in terra, noi siamo, lo dice anche il nostro nome, noi siamo di centrodestra e vogliamo essere di centrodestra. E poi adesso con Parisi avrete un Renzi tutto vostro. Avremo? Un Renzi tutto vostro. Uno Stefano.